È stato arrestato all'alba dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria in contrada Ricciolino di Benestare, il boss dell'Andrangheta Santo Vottari, 45 anni. Ritenuto al vertice dell'omonima cosca, è stato coinvolto nel processo per la faida di San Luca che vide contrapposte le famiglie Pelle Vottari e Nirta Strangio e che culminò con la strage di Duisburg del Ferragosto 2007. Latitante da quell'anno deve scontare 10 anni per associazione mafiosa. Vottari è stato trovato nascosto in un bunker di piccole dimensioni realizzato all'interno di un altro bunker in un edificio Benestare. Nello stesso edificio i carabinieri avevano già trovato 4 bunker. All'interno di uno di questi, posto in un appartamento all'ultimo piano, i militari hanno individuato una botola dalla quale si accedeva ad un rifugio di dimensioni ridottissime realizzato probabilmente per nascondersi solo poche ore. Lo stratagemma tuttavia non è servito al boss. Santo Vottari era ricercato dal 2007 nell'ambito dell'operazione Fade condotta pochi giorni dopo la strage di Duisburg contro componenti delle cosche Pelle Vottari e Nirta Strangio, protagonisti della stessa faida. Era accusato infatti di associazione mafiosa e di essere stato uno degli organizzatori della strage di Natale del 2006, nella quale 4 persone, tra cui un bimbo di 5 anni, rimasero ferite e morì Maria Strangio, moglie di Gianluca Nirta, ritenuto uno dei capi dell'omonima cosca. L'agguato, secondo l'accusa, fu all'origine della successiva strage di Duisburg del Ferragosto 2007, nella quale furono uccise 7 persone, ordinata da Nirta Strangio per vendetta. Vottari fu assolto in primo e secondo grado dell'accusa di omicidio, ma fu condannato a 10 anni e 8 mesi per associazione mafiosa. L'uomo, tra l'altro, era irreperibile già da prima dell'operazione. Subito dopo la strage di Natale 2006, infatti, molti esponenti di spicco del clan fecero perdere le proprie tracce per paura di ritorsioni. Vottari è un elemento di spicco dell'omonima famiglia di 'Ndrangheta. Del resto una condanna a 10 anni e 8 mesi per associazione a delinquere ed è sicuramente coinvolto nella faida di San Luca tra le due famiglie Pelle Vottari e Nirta Strangio, quindi un soggetto sicuramente ritenuto molto molto pericoloso, ricercato latitante da circa 10 anni e quindi soggetto di primissimo piano. Sicuramente oggi è stato ottenuto un risultato importantissimo, perché il fatto di trarre in arresto dei latitanti significa anche sminuire quello che è l'alone che intorno a questi personaggi poi si viene a creare, e significa di fatto decapitare il clan di un soggetto di vertice, quindi gestisce, coordina e comanda l'attività della cosca di riferimento. Negli ultimi mesi sicuramente era nel suo territorio, come tutti i latitanti di rispetto, che non si allontanano dal territorio, perché possono contare sul supporto degli affiliati al clan, e perché dal loro territorio continuano a controllare il loro territorio. Lui era a casa sua, la storica casa dei Vottari, che è un edificio su più piani, dove vi sono più appartamenti, tutti abitati chiaramente da familiari. Le basti come dato che all'interno di questo edificio in passato noi avevamo rinvenuto già ben 4 bunker, il bunker all'interno del quale si nascondeva il latitante era ricavato all'interno di un precedente bunker. Questo per così chiarire un attimo il personaggio.